Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere la tecnica del collage, le procedure che utilizzeremo per il lavoro che farete. È una tecnica abbastanza semplice che vi permette di realizzare dei lavori veramente carini. Innanzitutto abbiamo bisogno del nostro strumento di lavoro che è la fotocopia che vi avevo consegnato precedentemente. Poi ci vuole un album con i fogli colorati, dove appunto noi qui sceglieremo i vari colori per combinare a livello cromatico la nostra decorazione astratto geometrica. Sono procedure e passaggi semplici che adesso vi faccio vedere subito. Intanto scelgo il verde come colore, per comodità prendete il vostro album da disegno e lo mettete sotto al foglio verde, in questo caso al colore scelto. Serve per proteggere gli altri fogli che stanno dietro. Dopodiché prendete la fotocopia, individuate la forma che volete ricalcare sul foglio verde. Si parte da una qualsiasi forma e poi man mano si procede a riempire tutta la figura. Cominciamo. Voglio ricalcare questa forma qui. Ci vuole la penna perché con la penna si riesce a fare maggiore pressione senza schiacciare tantissimo perché altrimenti si strappa la fotocopia. Cominciate a ricalcare schiacciando la forma che avete scelto. Ci deve essere una giusta pressione che non deve strappare la fotocopia, ma che deve creare un piccolo solco visibile sul cartoncino, in questo caso verde. Togliamo e io già lo vedo. L'importante è che voi lo vediate perché poi con la matita lo andate a riprendere per poterlo ritagliare bene. Comunque adesso ci provo a farvi vedere anche dal video. Si vede un pochettino che c'è il solco della forma praticamente ricalcata. Con la matita ridisegnate attraverso la traccia del solco la forma che poi andrete a ritagliare. Prendete la vostra forbicina con punte rotonde e procedete al ritaglio. Intanto fate un ritaglio generico che serve per staccare la forma dal foglio colorato e poi con molta cura andrete a ritagliare la forma che avete prima ricalcato e poi disegnato. Il ritaglio deve essere fatto con precisione e accuratezza, perché questa precisione e accuratezza vi farà venire il lavoro fatto bene. Quando avete ritagliato la forma, questi pezzettini che rimangono li tenete in mezzo all'album e poi chiudete di modo che anche i pezzettini piccoli che vi rimangono non si sprecano e si possono utilizzare per parti più piccoli, per esempio, della vostra figura. Poi prendete di nuovo la vostra forma, il vostro disegno in fotocopia, provate e vedete che rientra perfettamente. A questo punto si prende la colla stick.
e con molta precisione andate a spalmare la colla su tutta la superficie. Così come sto facendo io. Giratevi il pezzettino a vostra comodità, assicuratevi che la colla sia spalmata dappertutto, su tutta l'intera superficie, perché altrimenti rimangono delle parti non spalmate di colla e quelle rimarranno poi dopo libere e il pezzettino non si incolla per bene. Poi schiacciate, fate un po' di pressione, sistemate. Ecco qui. E di volta in volta procedete sempre con la stessa tecnica. Ricalco sul foglio colorato che avete scelto e ridisegnate la forma, la ritagliate, spalmate la colla e incollate. Ovviamente fate i vostri giochi di colore, selezionate i colori e dove metterli. Un lavoro molto colorato e gradevole da vedere, ma cercate di studiare bene anche i colori. Per esempio, io ho messo il verde qui, ne metto un altro al suo corrispettivo opposto, quindi da questa parte. Se qui metto il rosso, ne metto un altro al suo corrispettivo opposto da questa parte. Quindi cercate anche di dare una logica alla scelta dei colori e al posizionamento. Quando avete riempito tutto il lavoro e incollato tutto, a questo punto il lavoro praticamente è terminato. Come si conclude? Si conclude prendendo un foglio colorato, in questo caso prendo un foglio verde che l'avevo già preparato prima, spalmo la colla su tutta la superficie del lavoro. E ad occhio al centro la incollo. A questo punto il lavoro è finito.